Buongiorno a tutti, grazie di aver accolto l'invito del Consiglio regionale a partecipare a questo incontro. Vi porto i saluti del Presidente del Consiglio regionale, onorevole Valerio Cattaneo, e dico soltanto alcune parole introduttive prima di lasciare la parola ai qualificati relatori che meglio di me potranno illustrare questa iniziativa, quest'opera, edita dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Archivio di Stato. È una pregevolissima ristampa anastatica di un volume del Settecento che ha un titolo in francese che parla dell'utilità dei viaggi, ma in realtà i viaggi del nostro autore, spirito Nicolas di Robiland, non erano dei viaggi di piacere o dei viaggi turistici, erano dei viaggi di istruzione, in particolare un viaggio che questo spirito benedetto Nicolas di Robiland, che era un militare, fece con altri colleghi militari nell'Europa centrale e centro-orientale per cercare di carpire i segreti della coltivazione, esatto, delle miniere, e trasferire quindi queste conoscenze, questa capacità di utilizzazione, di sfruttamento del patrimonio minerario del paese in Piemonte. E così fu fatto, su mandato appunto di un sovrano illuminato, e si riuscì a produrre un'utilità, un beneficio per tutto il Piemonte Sabaudo. Il volume è stato curato, come dicevo prima, dall'Archivio di Stato, e ringrazio naturalmente la dottoressa Maria Barbara Bertini, direttore dell'Archivio di Stato, che in tutti questi anni ha avuto un supporto importante per il Consiglio regionale. Ringrazio il dottor Marco Carassi, che in precedenza ricopriva questo incarico presso l'Archivio di Stato e adesso è qui nella veste di Presidente nazionale dell'Associazione degli Archivisti e già direttore dell'Archivio di Stato di Torino, e il professore del Politecnico di Torino Vittorio Marchis, che ha scritto un saggio all'interno del fascicolo dell'opuscolo che accompagna la riproduzione anastatica. Qui con noi è anche la dottoressa Maria Gattullo, funzionaria dell'Archivio di Stato di Torino, che anche lei ha curato un altro saggio presente nel volume, mentre la dottoressa Gentile, per problemi familiari, scusa l'assenza di oggi. Lascio senz'altro la parola alla dottoressa Bertini. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Pochissime parole prima di lasciare il posto a coloro che ci aiuteranno a entrare nello spirito di questo volume, per ricordare come la collaborazione tra l'Archivio di Stato e il Consiglio regionale del Piemonte è una collaborazione che risale appunto indietro di qualche anno, e devo dire che veramente troviamo nel Consiglio regionale una disponibilità sempre molto grande, e riusciamo a svolgere una collaborazione proficua, perché insieme abbiamo deciso di offrire la possibilità a un pubblico più vasto di poter leggere e gustare in questa bella riproduzione anastatica un'opera della nostra biblioteca antica, che diversamente molte poche persone riescono a vedere, pur essendo noi aperti un grande numero di ore e facendo di tutto per farci conoscere. Dobbiamo ammettere che il numero delle persone che vengono nelle nostre sale di studio sono numeri importanti per un archivio di Stato, ma certo sono numeri contenuti. In questo modo invece abbiamo potuto inviare quest'opera intanto alle biblioteche nazionali centrali italiane e anche agli altri archivi di Stato, ad alcuni archivi francesi, visto che oltretutto il testo in questione è in francese, e abbiamo avuto degli apprezzamenti significativi, proprio perché lo spirito è quello di valorizzare, nel senso di permettere appunto a un pubblico più vasto di accedere a quel tesoro prezioso che abbiamo l'onore e anche l'onere naturalmente di conservare,
e quindi pensiamo che questa sia un'operazione di valorizzazione che rimane, qualcosa di non effimero ma duraturo, e siamo quindi veramente molto grati e speriamo che questa collaborazione possa anche magari in forme nuove però continuare a esserci con il Consiglio regionale. Non voglio rubare altro tempo, lascerei la parola al dottor Marco Carassi, appunto già direttore dell'archivio e presidente dell'Associazione Archivistica Italiana. Grazie. Grazie. Ma due parole sul contenuto del libro, che poi il professor Marchis ci aiuterà a capire invece dal punto di vista dell'autore del libro medesimo. Allora, io vorrei partire da un divertente gioco di parole che la collega Maria Gattullo ha inventato nel suo contributo al volume medesimo, perché il volume è corredato da una serie di strumenti, introduzioni molto interessanti, oltre che di un'ottima traduzione fatta appunto dalla collega Luisa Gentile. E il gioco di parole che Maria Gattullo ha inventato è che penetrando in questo libro è un po' come penetrare in una miniera. Ora, il libro parla di miniere, ma archivi e biblioteche sono delle miniere di carta. Quindi il libro è un oggetto di carta nel quale il lettore può scavare, ma il libro è anche un documento che sta all'interno di un sistema che è la biblioteca, così come l'archivio, perché questo libro è stato riprodotto dall'esemplare conservato nella biblioteca antica dell'archivio di corte, quindi la miniera è duplice, la biblioteca dell'archivio. Ecco, forse Diro Bilan non pensava a questa divertente metafora quando correva su e giù per l'Europa alla ricerca di informazioni sull'ottimale funzionamento di una miniera. Ora, il libro comincia con un excursus appassionante sulle scoperte geografiche. Allora, per portare il lettore a convincersi che è opportuno conoscere bene il paese nel quale si abita per poter mettere a frutto le conoscenze più avanzate della scienza e della tecnica, in particolare sulle miniere, il nostro Diro Bilan comincia un po' come Alessandro Manzoni comincia il suo romanzo, con una visione panoramica a volo d'uccello. Il ramo del lago di Como è l'equivalente di questi capitoli iniziali del libro in cui si gira idealmente attorno al globo terracqueo seguendo le tracce dei grandi esploratori. E il Diro Bilan segue questi personaggi perché per lui rappresentano non solo lo spirito d'avventura, che pure aveva un grande successo, suscitava un interesse, suscitava anche successi editoriali straordinari. Di ritorno dai loro viaggi, i vari Cook, Bougainville, de la Pérouse scrivevano o facevano scrivere, o comunque i loro collaboratori scrivevano, dei libri che avevano un successo straordinaio. Ma Diro Bilan è interessato a qualcosa di più. A lui interessa la filosofia che sta dietro questi viaggi di esplorazione e anche la politica. Diro Bilan lavora sotto sovrani sabaudi che hanno il problema di operare su di uno scacchiere europeo dove il piccolo regno di Sardegna è in condizioni di inferiorità sotto molti aspetti. E come si supera un'inferiorità territoriale, economica, politica? Si supera o si tenta di superarla
con l'innovazione, con grandi progressi di carattere scientifico, e investire nella cultura è un modo per forgiare gli strumenti per una rinascita anche di tipo economico. Piacerebbe che fossero presenti alcuni personaggi quando si parla di queste cose, perché è inutile parlarne al Consiglio regionale che già le sa, tant'è che pubblicando questo libro ha dimostrato sensibilità in merito. Ma il nostro Di Robilan parla appunto di questi scopi che sono per certi aspetti militari, per certi aspetti scientifici, per certi aspetti economici. Questi grandi navigatori che andavano a scoprire le isole del Pacifico ritornavano in patria con tanti piantini di essenze vegetali che producevano frutti sconosciuti in Europa. Quindi già i navigatori avevano ben presente che comunque le loro esplorazioni dovevano avere anche un riflesso di tipo economico e scientifico. Infatti a bordo di queste navi sovente c'erano dei botanici e degli zoologi. C'era naturalmente in queste avventure anche un aspetto un po' truce, perché per esempio il Di Robilan cita un ammiraglio inglese, Lord Anson, che circumnaviga più volte il globo, ma nella più famosa delle sue navigazioni in realtà ha uno scopo militare, perché l'Inghilterra è in guerra con la Spagna. La Spagna ha dei porti in Perù, dal quale intrattiene dei commerci nel Pacifico, e l'Inghilterra si propone con questa spedizione di andare a distruggere questo porto spagnolo in Perù, quindi un luogo lontanissimo dalla base di partenza di queste poche navi inglesi, quindi un'impresa di un'audacia straordinaria. Ma la maggior parte di questi viaggi comprende appunto delle esplorazioni con aspetti scientifici. E il Di Robilan, pur prendendo le cose molto alla larga, pian pianino si avvicina all'idea che oltre al mare si può esplorare anche la terra. E infatti fa l'esempio di Pietro il Grande, Caterina di Russia, così come di altri personaggi che lanciano i propri scienziati alla scoperta del proprio territorio. La Russia ovviamente paese sterminato, sconosciuto agli stessi amministratori, ma anche altri paesi più piccoli avevano necessità di conoscere bene le loro risorse. Il Canada, gli Stati Uniti sono oggetto di esplorazioni da parte degli stessi governi che li amministrano. Di Robilan rivendica nei primi capitoli del suo libro anche certe primazie italiane, per esempio in materia di botanica o più in generale in materia naturalistica, e ricorda che per esempio a Bologna l'Aldrovandi ha raccolto all'università delle collezioni straordinarie, così come d'altra parte anche a Torino nel corso del Settecento si sono raccolte delle collezioni non solo artistiche, archeologiche, ma anche naturalistiche. Allioni e Donati sono due esempi di scienziati che hanno lavorato all'Università di Torino e all'Orto Botanico. Il Di Robilan dice tutto sommato: perché ammirare solo gli olandesi che hanno fondato un orto botanico a Città del Capo? Ammiriamo pure i nostri scienziati piemontesi che hanno fondato cose del tutto analoghe, se non per certi aspetti addirittura superiori, qui da noi. E quindi il tema è conoscere non solo territori lontani ma anche territori vicini e prima di tutto il proprio paese.
Allora il Diro Milan ricorda che Carlo Emanuele III lo ha mandato alcuni anni prima, con precisione nel 1749, in Sassonia, con quattro allievi dell'Accademia Militare per studiare il sistema delle miniere nel nord Europa. E che cosa hanno fatto in 2 anni e mezzo di studi prima di ritornare in patria questi 5 personaggi? Hanno studiato la geografia sotterranea, espressione un po' audace, ma che ci rinvia appunto a questa scoperta della parte sotterranea di un paese. E poi qua e là compaiono anche altre espressioni molto curiose che usa il Diro Milan. Per esempio, lui parla delle esperienze di architettura sotterranea, perché in fondo scavare una miniera è un'impresa architettonica, bisogna che le gallerie non crollino sopra le persone che ci stanno lavorando dentro. E naturalmente c'è un incrocio di scienze diverse, perché a un certo punto lui cita la geometria sotterranea e la chimica metallurgica, che è una cosa per noi più comprensibile e più ovvia. Diro Milan sottolinea il fatto che Carlo Emanuele III abbia avuto quest'idea dell'esplorazione, cioè della conoscenza delle migliori tecnologie dell'epoca all'estero e poi l'applicazione di esse all'interno del paese, anche altri sovrani che si sono ispirati a questo modello sardo-piemontese. E quindi l'imperatrice Maria Teresa, Luigi XVI, il re di Spagna, il re di Napoli, che hanno seguito questo modello. Ora, dove Diro Milan dice di avere assunto la maggior parte di queste sue acquisizioni scientifiche in materia mineraria? Nel famoso distretto di Freiberg. E nel libro il Diro Milan spiega perché il distretto di Freiberg sia da considerarsi un modello a livello europeo. E lo spiega con la storia. Lui dice: c'è in questa zona della Germania una concentrazione tale di persone che hanno competenze in materia mineraria che non si trova da nessuna parte in Europa. Ma non sono mica dei funghi che sono nati in una notte di luna piena, questi esperti e questi scienziati e questi tecnologi. Sono persone che hanno ricevuto il frutto di un accumulo secolare di conoscenze che appunto mi fa pensare a ciò che è successo, per esempio, dopo il trasferimento della capitale da Torino a Firenze nel 1864, quando Torino si è trovata senza le risorse economiche degli stipendi dei ministeri scomparsi, e il comune di Torino, con grande intelligenza, ha pubblicato un manifesto in 4 lingue diretto agli industriali d'Europa, invitandoli a venire a investire a Torino. E quale argomento ha usato il Comune di Torino per questo appello? La presenza a Torino di una classe operaia altamente alfabetizzata e colta. Quindi questo argomento dell'accumulo della cultura è un argomento che a Diro Milan interessa molto. E allora lui dice: va bene, per far fruttare bene le nostre risorse dobbiamo andare a vedere che cosa hanno fatto gli altri, ma poi dobbiamo anche saperle applicare, perché è inutile avere fatto dei begli studi se poi dopo non riusciamo ad applicarle a casa nostra. E per applicarle a casa nostra occorrono alcuni presupposti. Intanto ci vuole salute. Allora gli scienziati, i tecnologi devono essere in buona salute, devono essere giovani. Questa storia che la gioventù con la 2G deve essere valorizzata è una cosa che non abbiamo scoperto noi. E bisogna sapersi inerpicare sui monti, bisogna saper
scendere nelle profondità della terra, esplorare le caverne sotterranee, e poi bisogna avere delle conoscenze teoriche e pratiche, perché la teoria da sola non basta, ma la pratica pure da sola non basta. E quindi bisogna avere conoscenze di matematica, di fisica, bisogna essere dei bravi disegnatori, bisogna avere nozioni di topografia, di geografia più in generale, e poi di mineralogia, di botanica, eccetera, eccetera. Quindi lui dice, forse con un po' di enfasi, tutte queste competenze noi le abbiamo, si tratta di utilizzarle bene. E poi abbiamo un'altra grande fortuna che la provvidenza ci ha dato, ed è che il Regno di Sardegna è uno dei luoghi più favoriti dalla provvidenza. Ora, questo io non so se fosse tanto vero, però comunque lui sta cercando di catturare l'attenzione del lettore, perché poi alla fine lo scopo del libro è uno scopo di suscitare appoggio ad una politica intelligente già in corso. E quindi lui dice: dobbiamo percorrere i ghiacciai, le foreste, le montagne, i vulcani spenti, perché nel Piemonte ci sono pure dei vulcani, non tutti lo sanno, ma ci sono dei laghi, ci sono nelle valli per esempio della Valsesia, ci sono degli avanzi di caldere primordiali che si sono rovesciate, e i geologi riconoscono da questi strati la presenza di antichi vulcani. E lui dice poi c'è un'altra particolarità, che il Piemonte ha dei territori molto diversi gli uni dagli altri, a partire dalle alte montagne fino alle pianure più assolate, e quindi nel corso di una sola giornata i nostri esploratori, scienziati, possono passare attraverso tutte e quattro le stagioni nel giro di poche ore. Naturalmente per fare queste cose bisogna avere anche la capacità di saper scrivere con chiarezza. Questa è una cosa che diceva anche Primo Levi. Diceva gli intellettuali, umanisti o scienziati hanno questa grande responsabilità di doversi esprimere con chiarezza, perché se si esprimono confusamente tutto il loro lavoro diventa inutile. Però per esprimersi con chiarezza bisogna avere dei dati da comunicare e saperli interpretare. Per avere dei dati bisogna averli rilevati, per averli rilevati bisogna avere degli strumenti adatti, non solo di carattere intellettuale ma anche di carattere scientifico. E qui poi il professor Marchis ci dirà che cosa usano gli scienziati andando in giro per rilevare i loro dati. E lui addirittura a un certo punto dice che la mineralogia, che era il suo cavallo di battaglia, è inutile se si limita alla pura classificazione, cioè questa pietra si chiama così, quest'altra pietra si chiama cos'ha. Lui giustamente sottolinea il fatto che nominare è una cosa necessaria, ma non sufficiente per l'avanzamento della scienza. E quindi lui dice che per i progressi del bene comune, cioè usa delle espressioni di un'audacia veramente impressionante, non so chi gli avesse nell'orecchio questa idea del bene comune, che voi sapete è una cosa un po' pericolosa. E quindi lui dice che bisogna che queste conoscenze teoriche si accompagnino a tutta una serie di tecniche di valutazione. E poi lui descrive come la struttura morfologica del territorio sia come un grande libro aperto di fronte a noi, ma per leggerlo occorre sapere cogliere i dettagli. Quindi lui dice, per esempio, pensiamo ai fiumi. I fiumi sono un oggetto straordinario delle nostre riflessioni, perché si sono aperti i loro passaggi tra montagne e pianure, e nel formare il loro percorso hanno messo a nudo molti strati geologici, questo è molto chiaro in montagna, ma per certi aspetti persino in pianura, dove le rive del fiume presentano alcuni strati di terreno che i geologi possono
studiare. E un geologo allenato può riconoscere nel colore delle sabbie, nel colore dei ciottoli di un fiume, il tipo di minerali contenuti nei luoghi da cui questo fiume proviene, perché il fiume trascina con le sue acque sabbie e ciottoli che testimoniano dei luoghi di provenienza di questi oggetti. Risalendo il corso del fiume fino alla sorgente si fanno scoperte importanti, si scoprono marmi, pietre molari, gessi, pietre da calce, carbon fossile, quindi oggetti che possono avere più vari utilizzi, compreso quello di produrre calore bruciandolo, come il carbon fossile. E non basta avere visto un unico fiume, perché ogni fiume è diverso dall'altro, quindi i geologi sono pregati di non fare il copia e incolla con i dati che hanno scoperto nel fiume precedente. E lui dice che i luoghi paludosi sono molto interessanti perché possono contenere giacimenti di fanghi bituminosi, e i fanghi bituminosi sono un altro combustibile che può avere un interesse economico notevole e tra l'altro anche consentire il risparmio di legna. Quindi il nostro di Robilan è pieno di idee interessanti, perché l'idea che il carbon fossile e i fanghi bituminosi consentano di evitare tagli indiscriminati di foreste è una cosa molto interessante. Lui riconosce che l'esame delle colline è molto più complicato dell'esame delle montagne, perché le montagne di solito si possono guardare anche relativamente da lontano e poter dire: ecco, là ci sono dei residui ferrosi. Guardare le colline è molto più complicato, perché di solito le colline sono coperte di vegetazione. Però lui dice che con un po' di buona volontà, grattando qua e di là, pure le colline possono rivelare i loro misteri. E i ghiacciai, che lui definisce perenni, noi sappiamo, ahimè, che perenni non sono, sono riserve della provvidenza per le pianure nelle estati ostinate, ma sono anche i ghiacciai, con i loro movimenti, degli strumenti che servono per modificare la struttura delle rocce. Quindi i ghiacciai in qualche modo aiutano anche a conoscere le rocce che scavano e che arrotondano. E lui poi aggiunge che ovviamente tutte queste informazioni vanno concentrate in uno strumento di conoscenza che non può essere solo un libro come quello che lui sta scrivendo, ma devono essere concentrate anche in una rappresentazione cartografica. E lui, che si cimenta appunto nella redazione di una carta mineralogica degli Stati Sabaudi, tesse le lodi di questo strumento, dicendo che appunto ci vorrebbero delle operazioni trigonometriche che potrebbero durare anni, ma si potrebbe partire già da buone carte geografiche ordinarie sulle quali innestare poi le conoscenze di tipo geologico che si possono via via accumulare. Dice di fare molta attenzione quando si stende una carta geologica al fatto che le calamite non reagiscono nello stesso modo di anno in anno, perché ci sono delle mutazioni nell'orientamento del nord di cui bisogna fare attenzione. E lui dice che sono molto utili le collezioni di frammenti di minerali, a condizione che siano ben schedate. Qui il mio animo di archivista si commuove, perché vedo il di Ropilan che scheda i suoi frammenti come se fossero documenti d'archivio, li etichetta, li elenca in appositi inventari, e poi dice: però non basta, perché bisogna riportare queste scoperte sulla carta geografica, in maniera che uno possa a colpo d'occhio capire dove si possono trovare questi vari tipi.
Poi lui dice una cosa molto generosa, dice che tutti i suoi studi accumulati in anni e anni di lavoro, sia come esploratore, come scienziato, come insegnante, come militare, lui ha partecipato alla guerra di successione austriaca, poi è stato per 18 anni direttore delle miniere, insomma ha accumulato una quantità di manoscritti e di studi che lui lascia all'Accademia delle Scienze con uno scopo preciso, quello di consentire ad altri di proseguire i suoi studi. Quindi non è un uomo geloso, ma è un uomo che è ben disponibile a mettere a disposizione i suoi sforzi perché qualcun altro possa proseguire. Adesso, dopo aver sentito la descrizione e l'approfondimento, questo taglio, come vorrebbe fare di Robinan attraverso le viscere della terra, attraverso le viscere del libro, di questo suo saggio sull'utilità delle spedizioni scientifiche, cerco di portarlo ad un contesto. Partendo dalla fine, dalla necessità della rappresentazione geografica, cioè la geografia è una scienza che sempre è stata un po' trascurata nell'ambito delle scuole, ma anche della scienza, dell'accademia, perché sembra quasi che tutti possano farla, tutti possano conoscerla. Diceva un mio amico che la geografia si fa coi piedi, è giustissimo che si debba fare coi piedi, perché il geografo che studia la geografia soltanto sul tavolino, e lo dice benissimo anche il di Robina, certamente non farà grandi progressi. Però l'importanza della geografia era già stata precedentemente sottolineata in maniera molto evidente sempre da di Robinan, che nel 1784, ricordiamo che il libro viene pubblicato nel 90, quando il nostro ha già una discreta età, era nato nel 1724, e nell'84, a 60 anni, aveva pubblicato questo saggio geografico di una topografia sotterranea, mineralogica e di una chimica, una docimasia, ma in realtà è di una chimica scientifica, degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna in terraferma. Lui in realtà non esamina la Sardegna, ma esamina il Piemonte, la Liguria e la Savoia. Ma quello che è più interessante, ed è stato riportato proprio anche a commento di questo volume, lui pubblica una carta topografica mineralogica degli stati di Sardegna. Una carta che è fondamentale perché non soltanto rappresenta l'orografia della regione, ma con delle precisissime didascalie segna tutti i punti dei giacimenti. Siamo in un momento in cui la scienza, a partire dagli inglesi, che proprio in questi anni stanno studiando le sezioni, loro hanno più facilità, le scogliere di Dover sono una sezione naturale della crosta terrestre, il mare ha fatto un lavoro che non è possibile fare se non con grandi difficoltà in Piemonte, che il di Robinan vorrebbe fare, tant'è che proprio nelle ultime pagine del suo saggio dice che non soltanto si dovrebbero fare delle carte topografiche viste dall'alto, cioè quelle a volo d'uccello, ma si dovrebbero fare anche delle sezioni della crosta terrestre che non soltanto rivelino il profilo delle montagne, ma che possano andare anche in profondità a svelare quello che succede al di sotto. Siamo negli stessi anni in cui sta nascendo una geografia tettonica della Terra e si sta scoprendo, anche da un punto di vista evolutivo, come si sia formata la crosta terrestre. Sono gli anni in cui si cominciano ad abbozzare le prime teorie della deriva dei continenti, di come si muovono le superfici terrestri che non stanno ferme ma che vengono premute da destra e da sinistra e provvedono a far rilevare appunto le montagne. Ma ritorniamo al nostro. Ho detto, è nato nel 24, era entrato come cadetto militare in una accademia che
era giovanissima, perché il Regno di Sardegna da poco si era dovuto attrezzare ad entrare su uno scacchiere non più di uno Stato vassallo, ma di uno Stato protagonista della scena europea. E così come era stata, si era cominciato a fondare e rifondare un'università, soprattutto si erano fondate quelle scuole di artiglieria e fortificazioni che proprio possono essere dette il primo nucleo di quella cultura politecnica dove la tecnologia e le scienze applicate vengono indirizzate verso il senso comune. In questo contesto, nel contesto in cui si forma giovane artigliere, giovane mineralogo, giovane studioso della terra, il nostro spirito benedetto, in realtà stanno operando dei grandi scienziati. Erano stati per diritto o per rovescio, direttamente o indirettamente, allievi del padre Beccaria, ma sono nomi come Angelo Saluzzo, come Francesco Cigna e come Luigi Lagrange. Questi tre nomi che sono fondamentali per avere nel 57, siamo proprio gli stessi anni in cui è di ritorno il di Roviland dal suo viaggio in Germania, in Sassonia, a fondare quella società privata che poi nell'83 diventerà l'Accademia per Regie Patenti, diventerà l'Accademia, la Regia Accademia delle Scienze di Torino. E qui bisognerebbe spendere due parole sul fatto che la società privata, come tante altre accademie private, aveva certamente una grande importanza nel comunicare la scienza, nel diffondere le nuove scoperte scientifiche, ma come era stato molto tempo prima in Francia e in Inghilterra, l'assumere il carattere reale, cioè un imprimatur statale, l'Accademia delle Scienze aveva guardato alla scienza come un punto centrale nello sviluppo moderno di un paese, cioè che la necessità che la scienza non dovesse essere affidata soltanto all'iniziativa di privati, ma che dovesse in un qualche senso, non possiamo parlare ancora di un finanziamento pubblico della ricerca scientifica, ma almeno un'attenzione pubblica da parte del governo nei confronti degli scienziati che a quel tempo, se nominati accademici delle scienze, ricevevano un appannaggio ed era realmente l'Accademia delle Scienze e non l'università a creare, a fare la scienza, a costruire la scienza, mentre l'università allora, e lo sarà ancora per metà dell'Ottocento, sarà uno dei tanti apparati per la trasmissione del sapere, ma non tanto quella di fare ricerca scientifica. Mentre ricerca scientifica si fa nelle scuole di artiglieria e fortificazioni, dove il di Robinan nel 49 è stato inviato alla guida di un drappello di 4 cadetti, di 4 allievi, lui ormai ha già finito il suo corso di istruzione, e li accompagna a seguire dei corsi, è un pochino un antesignano del nostro Erasmus, a seguire dei corsi presso l'Accademia di Mineralogia di Freiberg. Ha anche un altro scopo, quello un pochino più sotterraneo, se possiamo dire così, di andare a fare un po' di spionaggio tecnico-militare per andare a vedere cos'è che c'è di nuovo in questo settore in cui il Piemonte certamente non ha dei grandi esperti e deve formarsi, tant'è che al ritorno, e qui lo dice bene già nel suo saggio dell'utilità dei viaggi, lui dice che andò in Germania, raccolse molti libri, prese tanti appunti, non riuscì neppure a tradurre tutte le opere perché in realtà il tempo non glielo consentiva, ha visitato le miniere, ha preso tanti appunti anche di disegno che proprio in questi anni, negli anni 80-90, verranno poi trasferiti in grossi volumi riccamente illustrati che sono conservati vuoi all'Archivio di Stato, vuoi l'Accademia delle Scienze, e che rappresentano in maniera
esemplare appunto tutto quello che lui ha potuto osservare all'interno di non soltanto delle miniere di Sassonia, di Freiberg, ma anche quello che accadeva negli impianti che accompagnavano le miniere, che servivano per l'estrazione del minerale, per il lavaggio del minerale, fino alla produzione dei semilavorati. Abbiamo interessantissimi disegni e rappresentazioni e descrizioni di come si fa a estrarre il rame, di come si fanno a depurare i sali di rame, di come si ottengono tante altre procedure che poi sono alla base della chimica moderna, una chimica che in quel caso andava a prendere le sue risorse in miniere che erano certamente ricche, mentre in Piemonte questo non sarebbe poi avvenuto. Diciamo la realtà che a seguito dei viaggi mineralogici di Robilan, negli anni 50 il sovrano incarica un botanico. Dobbiamo pensare alle figure professionali non esattamente specializzate come le intendiamo oggi. In realtà, a parte di Robina che aveva fatto studi militari, gli altri scienziati naturalisti venivano dalla scuola di medicina. Il Donati si era formato a Padova come medico, ma era anche botanico, era anche mineralogo, diventerà poi dopo anche archeologo facendo il suo viaggio in Egitto, ma queste sono altre storie. E proprio appunto il Donati, prima di essere nei primi anni 60, dal 59 in poi, spedito in quel lungo viaggio in Oriente da cui non farà ritorno, perché molti di questi viaggi erano così avventurosi che poi portavano alla soluzione finale i loro protagonisti, aveva fatto un viaggio di esplorazione delle risorse nelle Alpi, cercando di vedere quali potevano essere le risorse a cui accedere anche con le esperienze che il Robian aveva fatto appunto in Germania. Dobbiamo dire un'altra cosa nei confronti di Di Robilan, che lui dice, e l'ha sottolineato bene pochi minuti fa Marco Carassi, aveva guardato al bene comune. Dobbiamo ricordare che il libro è pubblicato nel 90, nell'83 vengono resi pubblici gli statuti dell'Accademia delle Scienze e all'articolo 3 dello statuto dell'Accademia delle Scienze si parla appunto della guardare all'innovazione tecnologica, all'innovazione scientifica per il, cito testualmente, per il bene comune della società. E di conseguenza questo fa sottolineare il grosso impegno civico e civile che aveva la scienza in un paese che era certamente povero, non aveva grandi ricchezze, era lì costretto tra grandi potenze, perché da una parte c'era la Francia, dall'altra c'era l'Austria, poi c'era il mare. Certamente non possiamo dire che il Regno di Sardegna fosse una grande potenza, però cercava di trovare almeno il modo per formare le proprie classi dirigenti sotto tutti i punti di vista, e qui parlo essenzialmente sotto il cappello della scienza, perché potesse essere messa a confronto con le grandi realtà internazionali. E appunto per questo quella escavazione, quella coltivazione delle miniere che il Di Robilan fa in terra di Alemania, come dice lui, perché allora la Germania si chiamava appunto in questo modo, e anche una ricerca fatta nelle biblioteche. I riferimenti bibliografici, i riferimenti degli autori che lui cita sono assolutamente importanti. Lui non guarda tanto al passato, si fa qualche piccola citazione dei classici, ma sono uno o due nomi. Mentre tutti i libri che lui consulta e di cui c'è traccia e che poi voi potrete ritrovare in una specie di sorta di breve riassunto biografico per capire chi erano questi signori, certe volte non li riesce neppure a trascrivere bene perché hanno dei nomi strani, sono russi, sono tedeschi, e quindi lui orecchia, non ha occasione di vederne la grafia esatta. Dobbiamo pensare che i libri e soprattutto i manoscritti tedeschi in quell'epoca erano scritti in
caratteri gotici, di difficilissima lettura. Appunto per questo una mia allieva, quando trovò nell'Accademia di Freiberg i lascia passare, i salvacondotti che permettevano ai cadetti e a Di Robilan di entrare nelle miniere e di prendere appunti, voi vedete questi fogli dove sembrano scritti, non dico in arabo, ma quasi, perché una grafia di corsivo gotico, soprattutto anche se fatto con tutto l'eleganza di un documento che doveva essere ufficiale, quindi comprensibile al grande pubblico, di fatto a noi è assolutamente difficile nella lettura. Ritorniamo a noi invece e all'importanza di questi viaggi. Lui riconosce, siamo in un momento in cui i viaggi e le scoperte scientifiche sono al centro dell'apertura ad orizzonti molto più vasti. Lui ha fatto un viaggio importante perché è passato dal Piemonte fino al centro della Germania, fino a toccare i confini con la Polonia e i confini con la Boemia. Però in realtà lui sogna. Si vede sotto molti aspetti che forse uno dei suoi desideri più profondi sarebbe stato quello di far parte, cosa che non era ovviamente possibile perché il Regno di Sardegna non possedeva i vascelli della Marina britannica e neppure di quelli della Marina spagnola. Però il suo sogno è quello, quando si vede che cita Cook oppure cita qualcun altro, Tahiti, per lui sono terre misteriose. Avesse avuto un biglietto per fare il giro del mondo, l'avrebbe certamente fatto e non se lo sarebbe fatto dire due volte. Però queste cose sono fondamentali perché lui si rivolge ad un pubblico di giovani scienziati. Ripeto, siamo nel 90, di lì a pochi anni arriverà il grande evento della rivoluzione, il Piemonte si troverà coinvolto in affari molto più grandi di quelli che poteva concepire fino a pochi anni prima, eppure nonostante il giogo che la Francia gli impone, il Piemonte diventerà parte della Francia, neppure è stato satellite, diventa, i quattro dipartimenti del Piemonte sono quattro dipartimenti dell'impero francese, punto e basta. Eppure con questo spirito i giovani più promettenti andranno a Parigi a studiare nelle grandi école e riusciranno, proprio per questa loro tensione essenziale verso la scienza, a ritornare anche dopo il congresso di Vienna in terra patria e a rifondare quel contesto culturale che porterà poi alla nostra unità. I grandi Carlo Bernardo Mosca, ma tanti altri ingegneri che poi saranno i protagonisti di quell'unificazione delle infrastrutture territoriali, del tessuto connettivo del nostro paese, nascono proprio per essere cresciuti in un clima che li vedeva già proiettati su una dimensione internazionale. Ecco, non c'è assolutamente una chiusura dello Stato. C'è, anche se non lo dice esplicitamente il Di Robilan, l'idea che la cultura si debba condividere perché possa essere aumentata. Non deve essere un qualcosa di segreto e di chiuso, cosa che in altri settori potrebbe apparire. Se voi andate soltanto a sfogliare alcuni manoscritti relativi all'altra punta di diamante del Piemonte e del Regno di Sardegna nel Settecento, che è l'industria serica, ecco, in quel settore lì tutto è segreto, guai a mai chi copia qualcosa. Pensate soltanto a quello che succede ai fratelli Lomb, che dall'Inghilterra in questi anni arrivano un po' prima, arrivano in Piemonte per capire i segreti dell'industria serica piemontese, ritornano a casa e i piemontesi gli mandano dei sicari per farli fuori. Siamo in quest'epoca, cosa che accade anche nel nobilissimo Regno di Sardegna. Usano il polonio, mi pare, no? Cosa non lo usano ancora il polonio, ma ci basta poco. Uno dei due fratelli Lomba viene ucciso e noi lo sappiamo perché la Camera dei Comuni concede una indennità al fratello superstite che ha portato
diciamo, incremento all'industria serica di Derby, nel Derbyshire, proprio perché ha avuto un fratello ammazzato. Allora lui ha avuto un'indennità, noi lo sappiamo, abbiamo avuto la conferma, perché riceve questa pensione di reversibilità, potremmo dire, del fratello ammazzato, guarda caso, da sicari piemontesi che non volevano che le cose succedessero. Però, indipendentemente da tutto questo, quello che diceva prima Carassi, che lo scienziato debba essere giovane, debba essere in salute, debba avere curiosità e debba avere voglia di conoscere il mondo esterno, sono cose fondamentali, sono un messaggio, e questo libro lo sriveleva a ogni pagina, un messaggio a una classe che deve essere giovane e che si deve formare, anche se lui lo scrive ovviamente questo testo nel 90. Vado alla conclusione, perché so che è finito, sull'ultima nota. Gli strumenti sono fondamentali. Il Di Robilan ha preso appieno quello che poi più tardi, recentemente, stigmatizzerà nel titolo di un suo saggio bellissimo, Dal mondo del pressapoco all'universo della precisione. Il passaggio da un mondo artigianale a un mondo che si prepara ad essere industriale si deve fondare sulla scienza, ma la scienza, per diventare scienza nuova, deve poter misurare, essere obiettivamente valutabile. E quindi gli strumenti, i teodoliti, i cannocchiali, le bussole, le tavolette pretoriane e tutti gli altri apparati che servono per la cartografia e per il rilievo della geografia sotterranea sono fondamentali. Ecco, in questo senso, proprio anche sottolineando l'importanza della precisione, il Di Robilan riafferma la sua modernità come scienziato. Grazie. Grazie al dottor Carassi, al professor Martis, alla dottoressa Bertini, che ci hanno fatto apprezzare la grande modernità di Di Robilan, la modernità sicuramente per la sua epoca e forse anche per la nostra. Adesso lasciamo lo spazio al successivo incontro.